Abbiamo visto che in tutti i casi in cui il calcolo è possibile eseguirlo, è sufficiente utilizzare le relazioni viste l'altra volta, cioè i teoremi che regolano il criterio per il calcolo dei limiti, e normalmente le funzioni con cui abbiamo a che fare sono funzioni continue, cioè funzioni per le quali il calcolo del limite è dato semplicemente dal valore della funzione nel punto che ci interessa. Vediamo alcuni esempi. Ma se riesco a trovarne qualcuno. Ecco, per esempio, adesso consideriamo questo. Diciamo che calcolare il limite per x che tende, qui dice 4, della funzione 3x fratto x più 5. Okay. Questa è una funzione di che tipo? Razionale, fratta, okay, dove il numeratore e il denominatore sono funzioni di tutte e due lineari, quindi di primo grado. Qui vi ricordate che il numeratore e il denominatore sono funzioni lineari, quindi è sufficiente sostituire il valore della x. Se metto al posto della x 4, il numeratore tende a 3 per 4 che fa 12. Il denominatore 4 per 5, 9. Quindi il numeratore converge, il denominatore anche, il limite di un rapporto è il rapporto dei limiti, quindi non faccio altro che sostituire il valore del numeratore che è 12 e del denominatore che è 9. Poi semplificherò per 3, d'accordo, e viene 4 terzi. Ok? Nessun problema. E così via. Se invece l'espressione che a cui arrivo sostituendo la x mi conduce a problemi, cioè a espressioni che non posso calcolare, allora devo fare un ragionamento di tipo diverso. Ci siamo fin qua. Nella maggioranza dei casi è sufficiente sostituire. Se invece, facciamo un altro esempio, lavoriamo ancora su questo un attimo, se invece avessi avuto, nota bene, il limite per x che tende anziché a 4 a meno 5 della stessa funzione di prima, cosa avrei ottenuto? Beh, il numeratore tende a meno 15, il denominatore tende a 0. Ok? Quando ho una frazione dove ho il denominatore infinitesimo e il numeratore che tende a un numero finito, il limite, cioè la funzione come si comporta? Questo l'abbiamo già visto in realtà. Diverge, il limite è infinito, la funzione è divergente. Ok? Facciamo un altro esempio, tutto chiaro? Vediamo un altro. Per esempio, anche qui, ecco, questo. Calcoliamo il limite per x che tende a 1, se leggo bene, di numeratore o x più 1 al denominatore x alla seconda meno 2x più 1. Anche qui una funzione razionale fratta, il numeratore converge, tende a 1 più 1 che fa 2, il denominatore tende a 1 meno 2 più 1 che fa 0. La stessa condizione di prima. Ho il numeratore che tende a un numero finito diverso da 0, il denominatore infinitesimo. Immaginate di dividere 2 per un numero via via sempre più prossimo a 0, il risultato che avete è un numero enormemente grande, quindi la funzione diverge. Poi ripeto, per calcolare qual è il segno dell'infinito, bisogna studiare il segno della funzione e andare a distinguere il limite destro e sinistro, ma per adesso ci concentriamo su questo. D'accordo? Quindi in questo caso non ci sono problemi. Immaginate però di dover, vediamo se riesco a spostare la pagina, calcolare espressioni di questo tipo, anche qui, vabbè, le stesse che abbiamo fatto prima.
Scusate, solo un secondo, non riesco, ecco, a gestire bene il libro. Voilà. Immaginate di dover calcolare funzioni di questo tipo, ma qui cambia un attimo solo, perché concentriamoci su questo. Limite per x che tende a 0 di al numeratore x alla seconda più 4x fratto x. Ok? Qui mi ritrovo in una situazione piuttosto difficile, perché se x, man mano che x tende a 0, il numeratore come si comporta? Che sempre, ripeto, una funzione razionale fratta. Il numeratore diverge? Il numeratore tende a 0, perché viene 0 più 0 che fa 0. Il denominatore anche. E quindi qui non so più come comportarmi. Perché? Perché la funzione divergeva quando il numeratore tende a un numero diverso da 0 e il denominatore è infinitesimo. Qui sono infinitesimi tutti e due. E 0 fratto 0 non è un numero, non posso calcolarlo, può fare qualsiasi cosa. Questa è quella che si chiama una forma indeterminata. C'è un comportamento che a priori non è scontato, non è ovvio. Quello che possiamo fare è vedere se, manipolando la funzione algebricamente, in modo ovviamente lecito, possiamo risolvere o rimuovere l'indeterminazione. Ok? D'accordo? Vi ricordate che quando abbiamo visto la definizione di limite, abbiamo detto che x che tende a un numero x con 0 significa che x appartiene a un intorno di x con 0 escluso x con 0. Perché? Perché la funzione può convergere, cioè il limite può esistere anche senza che la funzione esista in quel punto, come abbiamo già visto diverse volte. Attenzione a quello che stiamo per fare adesso. Concentriamoci sulla funzione. La ricopio qui, x alla seconda più 4x diviso x. Il suo dominio, denominatore x, quindi è tutti i numeri reali diversi da 0. Okay. Supponendo che x non sia 0, posso fare questa semplificazione. Al numeratore posso raccogliere una x. E qui adesso ho una x numeratore e una x denominatore che possono essere semplificate. Questo posso farlo solo, nota bene, se x è diverso da 0, cioè nel dominio. Okay? Non posso fare 0 diviso 0. Quindi in tutto il suo dominio questa funzione può essere espressa come x più 4. Quindi il nostro obiettivo lo raggiungiamo in questo modo. Dobbiamo calcolare il limite per x che tende a 0 di x alla seconda più 4x fratto x. Questo è identico al limite per x che tende a 0 di x più 4. Abbiamo visto il perché, basta semplificare la x e posso farlo perché x non è 0. E qui sì che posso calcolare il limite perché questa funzione è una funzione lineare, nessun problema. 0 più 4 fa 4. Quindi qui ho rimosso l'indeterminazione. Perché?
Perché la parte, per dirla con un linguaggio non proprio appropriato, ma comunque penso che vi faccia chiarire l'idea, la parte che mi creava il problema, che era la x, posso semplificarla. E quindi non ho più lo 0 che mi crea difficoltà. Detto in modo un pochino più preciso, il numeratore e il denominatore, ok? Sono infinitesimi dello stesso tipo, cioè il loro rapporto è un numero costante. Quindi tendono a zero con la stessa, tra virgolette, rapidità, e il loro rapporto tra infinitesimi dà un numero finito che è 4. Ok? Questo è un possibile esito. Non è sempre detto che sia così. Le forme determinate di questo tipo, 0 fratto 0, questo è un tipo di forma indeterminata, possono dare come risultato, come esito, sia un numero finito, sia zero, sia una divergenza. Dipende dal tipo di forma indeterminata con cui ho a che fare. Ok? Tutto chiaro? Perfetto, vediamo qualche altro esempio. Quindi, dovendo riassumere, diremo che le forme indeterminate del tipo 0 su 0 sono risolvibili, cioè si può rimuovere l'indeterminazione a patto che, scomponendo per esempio in fattori il numeratore e il denominatore, la parte infinitesima si possa semplificare. Ok? Questo è l'obiettivo. La tecnica per, tra virgolette, risolvere la forma indeterminata, che può dare però esiti diversi a seconda di quello che una volta semplificato mi rimane. Vediamo se troviamo qualche altro esempio. Per esempio, se riesco a zoomare questo così lo vediamo un poco meglio. Eccolo. Qui siamo a pagina 917 del testo. Per esempio, proviamo a vedere questo. Proviamo a calcolare il limite per x che tende a 1 di, al numeratore abbiamo x meno 1 alla terza e sotto la seconda, x alla seconda meno 1. Ok? Qui anche abbiamo una forma indeterminata perché il numeratore 1 meno 1 al cubo fa 0. E il denominatore 1 alla seconda che fa 1 meno 1 fa 0. Quindi il numeratore tende a 0, il denominatore anche. Quindi una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Vediamo se riusciamo a rimuovere l'indeterminazione. Concentriamoci sulla funzione, cioè x meno 1 alla terza fratto x alla seconda meno 1. Il denominatore è un prodotto notevole, posso scomporlo in fattori. Il numeratore è un cubo, quindi rimane così com'è. Ma il denominatore posso scriverlo come x meno 1 per x più 1. Insomma, per differenza. Qui adesso se x è diverso da 1 e anche da meno 1, posso semplificare la parte x meno 1. Quindi x meno 1 va via, rimane x meno 1 alla seconda sopra di fratto x più 1. Quindi questo posso scriverlo come x meno 1 alla seconda fratto x più 1, con x diverso da meno 1, da più 1, scusate, e anche da meno 1. Ok, ho semplificato la parte che si annulla. D'accordo? Quindi il limite per x che tende a 1 di x meno 1 alla terza fratto x alla seconda meno 1, posso calcolarlo come il limite per x che tende a 1 di x meno 1 alla seconda fratto x più 1 e questo mi dà 0. Il numeratore tende a 0, il denominatore tende a 2, 0 diviso 2 fa 0. Potrebbe ripetere l'ultima parte.
E da dopo x meno 1 alla seconda fate x più 1 come sotto, quindi limite di x che prendo Una volta che ho fatto questa semplificazione, 1. okay, so che la mia funzione si può esprimere anche in questo modo. Basta che il sia diverso da 1 e meno 1. Okay. E questo funziona perché per calcolare il limite, x è un intorno di 1, escluso l'1. Quindi questa condizione è verificata qui, accettabile. Per cui al posto di questa espressione posso usare questa. Una volta che ho semplificato, no? Quindi la parte che si annulla va via in 1. Mi rimane sopra x meno 1 alla seconda, però 1 meno 1 fa 0, quindi il numeratore è infinitesimo, ma non mi crea problemi. Il denominatore tende a 2 e 0 diviso 2 fa 0. Quindi in questo caso, prego, la forma indeterminata dà come numero, come limite 0. Quindi, detto tecnicamente, nella forma indeterminata associata a questa funzione, il numeratore tende a zero più rapidamente del denominatore, cioè si annulla prima, per cui il rapporto va a zero, mentre in quella ancora prima si annullavano nello stesso modo, per cui il rapporto tende a un numero finito. Ok? Questo non è un concetto facilissimo. Comunque, il messaggio fondamentale qual è? Tutte le volte che ho una forma indeterminata dove ho una frazione, dove il numeratore è infinitesimo e il denominatore anche, cioè tutte e due tendono a zero, la parte responsabile del fatto che sono infinitesimi, se riesco a semplificarla, allora riesco a rimuovere l'indeterminazione e posso calcolare il limite con le regole che abbiamo già visto a suo tempo. E il risultato può essere un numero, può essere zero, o può essere anche infinito, dipende, dimmi. Prego? Allora magari la funzione diverge. Adesso vediamo se riesco a trovare un altro risultato, un altro esempio. Tornare sul testo. Per esempio, che ne so. Immaginate di dover risolvere questo esercizio, trovare il limite per x che tende a 4, diciamo, di x meno 4 e sopra radice di x meno 2. In questo caso sia il numeratore che il denominatore tendono entrambi a 0. È una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Ok? Quindi anche questa è una forma indeterminata. 0 su 0. Concentriamoci sulla funzione. Qui è vero che è un po' strano, però se ci fate caso, vediamo che 4 è il quadrato di 2 e x è il quadrato di radice di x. Quindi potrei pensarla come, il numeratore lo lasciamo così com'è, come radice di x alla seconda meno 2 alla seconda. E questa è una differenza di quadrati, cioè un prodotto notevole, anche se è un po' strano da dire, perché
che insomma di solito non abbiamo usato in questo modo, però lo è. Quindi posso scomporre il denominatore. Quindi mi rimane sopra radice di x meno 2 e sotto radice di x meno 2 per radice di x più 2. La parte radice di x meno 2 è semplificabile, perché è uguale sopra e sotto. Quindi la nostra funzione, a patto che x non sia 4, è semplificabile, esprimibile come 1 fratto radice di x più 2. Quindi il limite per x che tende a 4 di x, cos'era? Radice di x meno 2 fratto x meno 4 è uguale al limite per x che tende sempre a 4 di 1 fratto radice di x più 2. Radice di 4 fa 2, 1 diviso 4 fa un quarto. Anche qui la forma indeterminata è rimovibile. Ok? Facciamo ancora un caso, un esempio anzi. Domande? No, no, ce ne sono diverse. Questo è un tipo di forma indeterminata. Cancello? Cioè, scusate, vado avanti? Proviamo questo. Immaginate il limite. Facciamo un numero semplice per x che tende a 1 di a 1 da destra. Qui abbiamo al numeratore radice di x meno 1 e sotto x meno 1. Ecco. Ok? Qui entrambi sono infinitesimi. Anche qui ho una forma determinata del tipo 0 su 0. Se x non è 1, posso scrivere la mia funzione in questo modo. Osservate che ho il numeratore e il denominatore, sono uno la radice dell'altro. Posso fare due cose diverse, posso portare per esempio tutto sotto la stessa radice. Posso dire, beh, questa è la radice quadrata di x meno 1 fratto x meno 1 alla seconda. Per portare x meno 1 sotto radice devo elevarlo al quadrato. Una volta che è sotto radice posso semplificare i 2x meno 1. In questo caso mi rimane la radice di 1 fratto x meno 1. O se preferite 1 fratto la radice di x meno 1, indifferente. A questo punto il limite per x che tende a 1 da destra di radice di x meno 1 fratto x meno 1 è identico al limite per x che tende a 1 sempre da destra di 1 fratto radice di x meno 1, e quindi qui ho un numeratore costante, è 1, il denominatore va a 0, la funzione diverge. In questo caso la forma determinata 0 fratto 0 è in realtà una divergenza. Perché il denominatore 0? 1 meno 1 fa 0. Non è 1 con 2? Sì, appunto, ma comunque sempre a 1 va. Ma x non è diverso da 1? Certo, è diverso da 1, ma il limite è nullo. Per calcolare come si comporta questa funzione devo sostituire a x 1. E 1 meno 1 fa 0. Certo, ci arriva per valore più grande di 1, perché? Perché per valori più piccoli non è calcolabile. Perché se fosse a sinistra di 1, questo sarebbe negativo. Sì, arriva a 0 per valori positivi, ma comunque arriva a 0 comunque. Questo è comunque infinitesima. Cioè se io calcolo questo,
il limite per x che tende a 1 anche da destra di x meno 1, questo è 0. Sarà uno 0 positivo, ma sempre 0 è. I positivi li posso segnare sull'infinito. Prego? Il segno positivo. Sì, certo, siccome arriva a 0 per valore positivo, il limite sarà più infinito, d'accordo? Però comunque è sempre una divergenza. Volendo essere precisi, qui c'è un più. Però comunque diverge. Abbiamo visto in questo caso i tre comportamenti. La forma indeterminata può dare un numero diverso da 0, può dare 0, può dare un infinito, a seconda del tipo di funzione. Ok? Ci sono domande? Vediamo se possiamo vedere qualche altro esempio. Qui c'era quella con il 3. Un'altra forma determinata che vedremo dopo. Questo è quando x diverge. Aspettate un secondo. Concentriamoci sullo 0 su 0. Vediamo per esempio questa. Il limite per x che tende a 2, se leggo bene, di x alla seconda meno 4 fratto x alla seconda meno x meno 2. Allora, il numeratore 2 alla seconda fa 4, meno 4 fa 0, tende a 0. Il denominatore 4 meno 2 meno 2 tende anche a 0. Anche questa quindi è una forma indeterminata di tipo 0 su 0. Ok? Ora, per risolvere la forma indeterminata devo scomporre in fattori numeratore e denominatore. Il numeratore è facile, una differenza di quadrati, il denominatore è un trinomio di secondo grado. Li devo scomporre, x alla seconda meno 4 lo scompongo in x meno 2 per x più 2, perché è una differenza di quadrati. X alla seconda meno x meno 2 lo scompongo con la tecnica Ax meno x1 per x meno x2, se il delta è maggiore o uguale a 0. Quindi calcoliamo il delta, b alla seconda meno 4ac, b alla seconda è 1, meno 4 per meno 2 per 1 che fa 9, quindi è scomponibile. Troviamo x1 e x2, viene 1 più o meno 3 mezzi, 2 e meno 1, quindi x alla seconda meno x meno 2 è scomponibile come a che è 1 per x meno x1, quindi x più 1 per x meno 2. Guardate la scomposizione del trinomio, prima o dopo salta sempre fuori. Quindi la nostra funzione x alla seconda meno 4 fratto x alla seconda meno x meno 2 si può scomporre in x meno 2 per x più 2 fratto x più 1 per x meno 2. Quindi la parte x meno 2 si può semplificare se x è diverso da 2. Per cui il limite per x che tende a 2 di
x alla seconda meno 4 fratto x alla seconda meno x meno 2, posso calcolarlo come limite per x che tende sempre a 2 di x più 2 fratto x più 1. E qui non ho problemi, perché il numeratore tende a 4, il denominatore tende a 2, a 3, quindi ho 4 terzi. D'accordo? Certo. Domande? Un altro. Proviamo questo. Questo, calcoliamo il limite, x che tende, se leggo bene, a meno 3 a sinistra di, al numeratore abbiamo x alla seconda più x meno 6, nel denominatore x alla terza più 6x alla seconda più 9x. Ok, allora vediamo cosa fanno il numeratore e il denominatore. In meno 3 abbiamo 9, meno 3 meno 6 e fa 0, il numeratore è infinitesimo. Il denominatore abbiamo qui meno 27 per 9 per meno 3, quindi fa meno 27, no, 18, e poi abbiamo 6 per 9, quindi abbiamo qui, fatemi fare il calcolo con calma, quindi meno 27, ok, qui viene 6 per 9, 54, col più, perché qui c'è il quadrato, e qui viene meno 18. 27, scusate, col meno, di conseguenza va a 0. Quindi è una forma determinata 0 più 0. Come facciamo a rimuoverla? Beh, bisogna scomporre i fattori. È più facile scomporre il denominatore in questo caso. X alla terza più 6x alla seconda più 9x. Cominciamo con raccogliere una x e poi ci accorgiamo che questo è il quadrato di x più 3 alla seconda. Il quadrato del primo, del secondo, del più prodotto. Quindi il numeratore si scompone come x per x più 3 al quadrato. Il numeratore, l'ho perso, eccolo qua, x alla seconda più x meno 6. Quindi dobbiamo scomporlo con la solita tecnica. Quindi troviamo il delta, che vale 1 meno 4 per meno 6 per 1, quindi fa 25. Quindi x1, 2 è meno 1 più o meno 5 mezzi. Per cui viene 4 mezzi che è 2 e meno 6 mezzi che è meno 3, quindi x alla seconda più
più x meno 6 si scompone come a che è 1 per x più 3 per x meno 2. Quindi la nostra funzione, x alla seconda meno, più x, scusate, meno 6 e x alla terza più 6x alla seconda più 9x, si scompone in x più 3 per x meno 2 il numeratore e x per x più 3 alla seconda il denominatore. E qui possiamo semplificare x più 3, sempre se x è diverso da meno 3. Di conseguenza, il limite per x che tende a meno 3 da destra di x alla seconda più x meno 6 fratto x alla terza più 6x alla seconda più, no, era più o meno, più 9x, lo possiamo calcolare come il limite per x che tende a meno 3, sempre da destra, di x meno 2 fratto x per x più 3. Il numeratore tende a meno 5, il denominatore tende a 0, la funzione diverge, perché qui rimane x più 3 che tende a 0. Ripeto, il numeratore tende a meno 5, il denominatore tende a 0. Qual era il numero che prendeva a sinistra? Prego. X tende a meno 3 più 1 era verso sinistra, mi sembra Non ho capito. che il limite tende a Tende a meno 3 da destra, ok. non Questo era da info. sinistra, mi sembra Sì, hai ragione, chiedo scusa. Allora, correggiamo. Se questo ci aiuta a capire qual è il segno dell'infinito. Se tende a meno 3 da sinistra, il numeratore tende comunque a meno 5. Il denominatore è il prodotto tra x che è meno 3, quindi è negativo, e x più 3, se x tende a meno 3 da sinistra, tende a 0 per valori negativi. Quindi abbiamo qui meno per meno che fa più, sopra c'è un numero negativo, il limite è meno infinito. Perché ho un numeratore negativo fratto un denominatore positivo. Ok? Meglio di tutto per controllare facendo a monte il segno della funzione. Qui l'abbiamo fatto un po' al volo, ma il senso è quello. Ci sono domande? Bene. Allora, qui più o meno. Abbiamo visto la maggioranza dei casi su come ci si comporta con 0 su 0, quando è possibile rimuovere l'informe determinata. La prossima forma indeterminata che vedremo è l'informe del tipo quando abbiamo le divergenze, cioè non più 0 su 0, ma infinito fratto infinito, oppure più infinito meno infinito. D'accordo? Lo rivediamo la prossima volta. Per oggi ci fermiamo qui. Domande? Molto bene.